Carissimi amici della pagina degli amici della pognatomia, buona domenica e oggi recensione. Ma per una volta andiamo, come dire, a fare una cosa di diverso, perché di solito ci, si recensisce un rasoio, si recensisce un sapone, una crema, piuttosto che un aftershave, una serie di prodotti. Finora non si è mai recensita una ciotola. Invece questo è il caso. La ciotola AGM che qua vedete con a bagno tre pennelli, perché la proveremo con varie soluzioni. Ciotola AGM che è una ciotola artigianale. Ideata da Rocco, Nico e Magda e Rocco Contini con cui ho parlato personalmente, mi ha raccontato un po' di cose, è una persona molto molto appassionata e che ha avuto l'idea di fare una cosa che non c'era. Perché intanto diciamo una cosa, una ciotola del genere mancava. Mancava perché è vero che sul mercato si trovano ciotole di vari tipi, ma si trovano sicuramente non facilmente. E poi a prezzi diciamo molto elevati. In questo caso questa ciotola è proposta a un prezzo più che abbordabile, anzi quasi io dico sotto costo per quello che vale questa ciotola. Parliamo di poco più di 20 euro, non mi ricordo più esattamente quanto è questa proposta, comunque prezzo abbastanza basso, e per un prodotto invece di altissima qualità. Ciotola tecnica, perché partiamo dall'aspetto tecnico. È una ciotola di ceramica pugliese con all'interno quattro cerchi concentrici, quattro solchi molto pronunciati. Questi solchi sono importanti perché aiutano a montare i saponi e le creme. Come funziona? Il lavoro del pennello sui solchi aumenta diciamo il montaggio, la forza del montaggio. La storia. L'idea di Rocco Contini è quella di unire una delle tradizioni più importanti della Puglia, artigianali, che è la lavorazione della ceramica, alla pognatomia, alla rasatura tradizionale. E allora ecco l'idea di creare una ciotola di ceramica pugliese, molto molto elegante, molto molto artigianale. Lo vedete dalle piccole imperfezioni. I cerchi non sono esattamente perfetti, ma questo è segno di artigianalità, no? Le piccole però il prodotto è fatto veramente bene ed è stato pensato per per richiamare il colore dei pumi. E infatti è prodotto in varie colorazioni, bianco, avorio, blu, cobalto, verde, insomma i tipici colori dei pumi pugliesi. Quali sono i pumi pugliesi? Sono quelle forme, oggi le fanno a forma di pigne, una volta le hanno fatte a forma di fiore che si schiudeva, che vengono messe sempre di ceramica pugliese fuori dai palazzi, sui balconi, insomma, e sono segno di prosperità, sono buon auspicio. Ora, la Puglia è una terra che ha tante tradizioni e tante peculiarità enogastronomiche, pensate all'olio, al grano, pensate alle grandi tradizioni pugliesi, ma anche la lavorazione della ceramica. Questa ciotola è stata lavorata ovviamente interamente a mano e ha subito tre cotture, quindi anche una lavorazione abbastanza complessa, però
che la rende un prodotto importante, anche lo zoccolo, insomma, è un prodotto che si sente che è fatto bene, tanto per spiegarlo chiaramente. L'idea, io ho parlato, dicevo, con Contini, che mi ha raccontato un po' di cose, e perché volevo saperne di più, volevo capire un attimo anche qual era il progetto, qual era anche l'idea per il futuro. E io, che di mestiere faccio giornalista, ho imparato negli anni a capire una delle qualità che come dire, si sviluppano facendo il mio mestiere, è quello di capire chi è dall'altra parte, anche se solo al telefono. Capire non tanto, cioè, cosa pensa, se ti sta dicendo la verità, se ti sta, come dire, indorando la pillola, qual è il suo sentiment, tanto per essere chiari. Ecco, io ho proprio capito che qui c'è una grande passione. Qui non c'è nessun, come dire, secondo fine, qui c'è proprio una passione di una persona che ha creduto, ha capito che con questa ciotola poteva dare un servizio, diciamo, a tante persone come me, a cui mancava uno strumento del genere, ma anche essere un po' l'ambasciatore della sua terra. E questa è un po' la sintesi di quello che io ho capito nella conversazione che ho avuto con Rocco, che saluto. Tant'è vero che quando io ho fatto la domanda, ho detto: ma tu pensi che questa di proseguire con la produzione, di magari personalizzarla, no? Cioè renderla personalizzabile, come succede in altri contesti, non voglio fare nomi. Lui mi ha detto: no, perché sì, noi abbiamo in mente ovviamente di proseguire, ma la ciotola rimarrà un prodotto pugliese, cioè non c'è l'idea. E questo è molto apprezzabile, di renderlo un prodotto, come dire, all'uso e consumo di chi lo acquista. Cioè, tanto per essere chiari, questa è una ciotola che ha un senso perché ha un colore, il blu cobalto, che è un colore che è utilizzato per i pumi, perché è fatta con i dettami dei mastri pugliesi. Perché è fatta esattamente con le stesse tecniche con cui sono fatti i pumi. Se noi questa ciotola la colorassimo con gli stemmi, non so, per dire, delle squadre di calcio, piuttosto che con la foto del cantante, piuttosto che con dei colori diversi, le faremmo perdere le sue caratteristiche, diventerebbe un prodotto, diciamo, chiamiamolo commerciale, ecco. E questo sarebbe sbagliato, io lo condivido. Questo prodotto deve essere, come dire, di portare in giro per il mondo della pogonotomia e della rottura tradizionale un pezzo di Puglia, un pezzo di tradizione, un pezzo di storia anche. Ora passiamo ai fatti. Proviamo dei montaggi. Io ho messo a bagno tre pennelli, ho messo a bagno un sintetico. Extra Cosmesi e Black Synth, ho messo a bagno un Omega, non mi chiedete la sigla, ma non la ricordo mai, comunque tasso nero, un tasso, e ho messo a bagno un maiale, un Semog 820. Adesso li scolliamo comunque, perché per vedere come funziona questa ciotola con i vari tipi di creme o è nato un po' di acqua sull'obiettivo. Con i vari tipi di creme o saponi. Iniziamo con la cosa più semplice, con la crema. Come si monta una crema? Allora, prendiamo una Pro Raso. Tra l'altro, un amico mi ha chiesto in privato di far vedere come si monta una crema Pro Raso. La facciamo vedere. Uniamo le due cose, insomma. Allora, Pro Raso, quindi crema morbida. Si può tranquillamente montare con un tasso. Anche perché è chiaramente i solchi hanno un'azione, come dire, di booster proprio per il montaggio, ma chiaramente le setole sfregano
Quindi bisogna essere anche, come dire, calibrare, secondo me, il tipo di montaggio a seconda di cosa stiamo montando. Prendiamo la ProRaso blu, mettiamole, ecco così, due porzioni, acqua calda, e qui possiamo utilizzare il tasso, secondo me. Utilizziamo il tasso, quindi acqua calda, ecco qua. Scoliamo, adesso qui scoliamo bene il pennello e iniziamo a montare. Movimento neanche circolare, vedete che subito i solchi aiutano e la crema si monta con una facilità sconcertante. Per chi è abituato, ecco, io la impugno così, poi ognuno. Per chi è abituato, guardate che roba, per chi è abituato, ripeto, a ciotole normali, non tecniche, questi quattro cerchi concentrici, questi solchi profondi, danno senza acqua, io non ho aggiunto acqua. Siamo già così. Se aggiungo un po' d'acqua, cosa che faccio sempre perché mi piace un montaggio non troppo. Se aggiungo un po' d'acqua, vediamo che qui a questo punto abbiamo l'esplosione. Abbiamo l'esplosione. Guardate quanta ne fa. Guardate che montaggio. Il tasso non si rovina perché non andiamo a premere troppo, guardate subito. Crema. Quindi il risultato con la crema eccezionale e con il tasso. Sciacquiamo e proviamo un altro montaggio. Questa volta proveremo. Sciacquo un attimo il pennello, sciacquo un attimo la ciotola. Eccola qua la nostra ciotola sciacquata. Proveremo a montare, riponiamo la ProRaso blu, che tra l'altro è ottima crema protettiva, a montare un sapone, una pasta di sapone, quindi una via di mezzo, no? Una pasta di sapone, prendiamo la Tabacco Extra Cosmesi della Rocinello. Ottimo tabacco. Ne prendiamo una quantità e questa volta la montiamo con il maiale. La montiamo con il maiale, quindi ne preleviamo una quantità non esagerata, mettiamo un po' d'acqua calda sul nostro pennello e lo scoliamo e inseriamo nel ciuffo questa piccola quantità, se vogliamo, di prodotto. La inseriamo bene nel ciuffo, glielo facciamo metabolizzare. Ecco qua. A questo punto mi è scivolata nel lavandino, ma è perfetta, non si è, non ha subito danni. A questo punto io in questo caso come faccio a montare la pasta di sapone? Io bagno la ciotola con l'acqua calda. Questa è la mia tecnica personale che ho maturato nel. Ecco, non fatela scivolare perché stavolta è andata bene, ma purtroppo quello che girano i video si è, come dire, non del tutto a proprio agio, è evidente. La bagno, quindi la ciotola rimane bagnata, ma non piena d'acqua, solo umida. Iniziamo il montaggio. Ecco, vedete subito che i solchi vanno a stanare la pasta di sapone che è contenuta all'interno del ciuffo, che delle volte rimane, delle volte sì, no? Ecco qua, subito. Anche qua non ho aggiunto acqua, c'è solo un. Era umida la ciotola, no?
era umido il pennello e guardate come subito si è creato il montaggio, ma ha preso il montaggio, no? Quasi come la maionese quando monta, che si capisce quando prende, no? Ecco, subito, subito, senza aggiungere acqua, eh? Ma aggiungendo un po' d'acqua, in questo caso, acqua calda. Io purtroppo ho il difetto del mio impianto che ci mette un po' a far diventare calda. Gli ambientalisti mi accusano di tenere l'acqua aperta, però cari ambientalisti, se non viene calda, ecco qua, vedete, due gocce d'acqua e qui siamo di nuovo all'esplosione. Avete visto quanto ne ho messa? Questi solchi, questo è il segreto, questi solchi, che proprio sono un booster, un acceleratore di montaggio. Direi che ci siamo, no? E potrei andare avanti magari aggiungendo ancora un po' d'acqua. Ma penso che abbiamo dimostrato che l'efficacia di questo strumento. Che buono che è il tabacco. Ecco qua. Altra sciacquata e proviamo a fare poi una cosa un po' diversa. Dato per scontato che il sapone duro si monta anche in ciotola volendo, ma non con i solchi. Ma non tutti, ma non tutti. Perché esistono dei saponi duri in stick, come ad esempio quello dell'Arco. Questo è già aperto, si vede che è dell'Arco, turco. Allora, cosa si può fare disponendo di uno strumento del genere? Generalmente, uno sapone del genere, esclusivamente lo si mette in viso e poi lo si monta face lettering. Ma con una ciotola del genere, noi possiamo bagnare un po' il sapone duro e sfregarlo sui solchi. Guardate, questa era più un'idea che ho avuto, ma penso che non sia una cosa da geni, cioè voglio dire, come sfruttare questa ciotola, no? Guardate, il sapone sfregato sulla ciotola lascia ovviamente i suoi componenti. Ecco qua, no? Sfreghiamo un po', non troppo forte perché sennò rischiamo di rovinare la ciotola. Ma basta così. Vedete, non è che ha fatto tantissimo. A questo punto, e qui utilizziamo il Sint, Black Sint, lo andiamo al montaggio e guardate cosa succede. Guardate cosa succede. Che monta, monta in ciotola. Il sapone in stick che nasce probabilmente, che non si potrebbe montare in altro modo se no con questo strumento. Guardate, guardate che montaggio. Guardate qua, i saponi stick. E i saponi stick non li fa solo l'Arco, li fa la Tabac, Palmolive, Wilkinson, insomma. Guardate, chi anche ha un sapone stick e piacere di montarlo in ciotola, guardate che montaggio. Questo è veramente il turbo delle ciotole. Non so se c'è da aggiungere altro. Direi di no. Direi che ce lo lascia sciacquare e fare i complimenti a Rocco Contini e al suo, diciamo, staff, suoi collaboratori, perché hanno pensato una cosa veramente ottima. Ma non solo l'hanno pensata, l'hanno realizzata, che è la cosa più importante. E ecco qua. La ciotola è stata sciacquata, io la sciacquo sempre molto bene perché non mi piace che i residui di sapone, perché poi è normale che si depositino, no? Allora io cerco di sciacquarla sempre al meglio delle mie possibilità. Allora, che dire?
La ciotola è, come vedete, funziona perfettamente. Se usata in maniera corretta, offre dei risultati eccezionali. È bella da vedere, è bella da maneggiare, insomma, piacevole. Il manico consente una presa sicura, quindi anche il rischio che scivoli dalle mani, come altre ciotole che ho utilizzato, no, non c'è questo manico. E, difetti, io non ne ho trovati. La caratteristica è che in questa, io ho avuto modo di provare altre ciotole simili, ma non ne ho mai avuta una tutta mia. E ringrazio ancora Contini per la rapidità con cui io mi sono fiondato e lui mi ha subito risposto per averne una. E la consistenza dei solchi, sono solchi molto molto sporgenti e quindi sono veramente efficaci. Non dico nulla su quello che mi ha raccontato per il futuro, perché ovviamente non è mio compito, ma sicuramente quando sarà lui racconterà cosa si intenderà a fare altre cose. Insomma, io mi auguro, posso solo dire che la produzione di questi manufatti prosegua, che magari vengano immaginati modelli diversi, perché veramente se ne sentiva il bisogno. E, non lo so, io devo dire che mi ha cambiato la qualità della rasatura, perché comunque un montaggio fatto veramente bene cambia la qualità della rasatura. E con una ciotola del genere è molto più facile. E come avete visto, si possono usare tante soluzioni, tante possibilità. Io vi ringrazio Rocco per avermi spiegato un po' quella che è la sua vision, quelle che sono i suoi stati, i suoi, diciamo, le sue idee che l'hanno portato a realizzare questo prodotto. Complimenti e niente, spero che ci saranno sempre nuove idee e sempre nuovi prodotti che è in grado di migliorare la qualità della rasatura dei tonsori e in questo caso anche rappresentare, portare un pezzo del territorio, in questo caso la Puglia, in casa propria, e questo per me è importante e anche molto gradito. Buona domenica e buona barba a tutti.